C'era una volta, nel 1789, più o meno in maggio, un giovane principino di 8 anni che viveva in Francia. La sua casa era un vero e proprio castello. Suo padre aveva un nome francese, Louis-Henri d'Aubigné, marchese di Villandry. Quindi il nostro giovane viveva nel castello di Villandry. Louis-Henri, il padre, discendente di Giovanni il Bretone, era sempre molto impegnato in faccende reali e sua madre, Angélique, amante della corte di Luigi XVI e sua moglie Maria Antonietta, era invece molto impegnata nella vita di corte, fatta di feste, passeggiate, incontri culturali e spesso soggiornava a Parigi con il marito. Il principino rimaneva quindi con la servitù del castello, composta da almeno 30 persone, tra cuochi, massai, sarte, lavandaie, boscaioli, giardinieri. C'erano infatti ben 3 grandi giardini famosi in tutta la Francia. Tutti erano guidati dal maggiordomo Hugo, che si occupava, oltre che dell'organizzazione del castello, anche dell'educazione del principino. Come si chiama il principino? Il suo nome era Francesco Luigi Camillo Brunello Gerardo Norberto Giuseppe Arturo Conte d'Aubigné. Il marchese Louis-Henri, suo padre, pretendeva che tutti lo chiamassero col nome per intero. E quindi, essendo un grande amante e cultore della musica, aveva anche assunto nel castello 8 musicisti e dato ai loro strumenti musicali uno dei nomi del principino. Ecco voi Francesco, il flauto, Luigi, il violino, Brunello, il violoncello, Gerardo, il clavicembalo, Camillo, il trombone, Giuseppe, il clarinetto, Norberto, il fiocorno e Arturo. Tutte le mattine Hugo, il maggiordomo, dopo la colazione, si occupava dell'educazione del principino. Una vera e propria scuola, ma con un solo alunno che veniva interrogato tutti i giorni. Letteratura francese, storia, scienze, matematica e specialmente musica. Nel pomeriggio, giardinaggio, educazione fisica, che comprendeva tirare con l'arco, andare a cavallo, tirare le spalle. Immaginavo di essere con il principino che sta per entrare nella stanza della musica e viene accolto dagli strumenti musicali e dai loro maestri. Allons-nous? Che vuol dire?
A proposito, è mezzogiorno e il pranzo sarà sicuramente servito. Andiamo. Un giorno di luglio di quell'anno c'era molto fermento al castello e tutti parlavano agitati della rivoluzione. Il principino chiese a Tinette, la sua cameriera, cosa stesse succedendo, cos'era la rivoluzione. Tinette non aveva capito bene, ma gli disse che ora c'era aria nuova, le cose vecchie venivano cambiate e tutto si rinnovava. Francesco, Luigi, Camillo, Brunello, Gerardo, Roberto, Giuseppe, Arturo pensò che forse finalmente anche il suo nome, così pesante da sostenere, avrebbe potuto sentire di quest'aria nuova. Quella notte di luglio si addormentò a fatica. La rivoluzione gli era entrata in testa e iniziò a sognare cose mai viste. La mattina si svegliò con in testa una parola incomprensibile che per lui non aveva alcun significato. Rock. Che sia una parola magica, pensava tra sé. Sembrava una parola forte, da rivoluzione. Lo disse al maggiore Hugo durante la lezione del mattino. Hugo reagì in modo strano. Shhh, ne parlo di pane, si chiose, dangere, la rivoluzione è pericolosa per i giovani come noi. Potremmo passare dei brutti momenti. Il principio non capiva, ma perché avrebbero potuto passare dei brutti momenti? Hugo era molto misterioso, sembrava preoccupato. Francesco, Luigi, Camillo, Brunello, Gerardo, Norberto, Giuseppe, Arturo sapeva che la rivoluzione è il giro che il sole fa attorno alla Terra. O no? Forse è la Terra che gira attorno al sole. Non aveva ripassato bene ancora quella lezione di scienze, non ne era così sicuro, ma aveva la sensazione che quella che preoccupava Hugo si trattasse di un altro tipo di rivoluzione. Passando in passata la musica, a metà mattinata sentiva un clima particolare. Elettrico direi, che fosse effetto della rivoluzione. Gli strumenti musicali erano pronti alla lezione, avevano però una strana luce, quasi brillavano contenti. Il principino si avvicinò a Camillo, il trombone, lo accarezzò e sentì un brivido. Camillo cominciò a suonare in modo completamente diverso.
ma era davvero bello e coinvolgente. Persino la servitù si era affacciata alla sala della musica per vedere cosa stesse succedendo. La rivoluzione aveva trasformato anche la musica. Quella di prima era molto bella, elegante, precisa, signorile, ma quella della rivoluzione era rock. Il principino decise allora di mettere il suo nome, Francesco, Luigi, Camillo, Brunello, Gerardo, Norberto, Giuseppe, Arturo, così ingombranti in cantina. D'ora in poi avrebbero sempre dovuto chiamarlo Conte Rocchi. Li avete sentiti ed ora a partire da...